dopo i recenti fatti del maltempo e poi anche il terremoto, da dove può ripartire il turismo abruzzese, soprattutto quello delle aree interne? Bisogna ispirare fiducia, quindi bisogna proiettare un messaggio di ottimismo, un messaggio che non è cambiato niente, il territorio è sempre quello, le offerte sono sempre quelle, quindi adesso noi operatori dobbiamo mostrarci ancora più entusiasti e ad accogliere i nostri visitatori. C'è voglia di voltare pagina tra gli operatori turistici che si sono ritrovati a Montesilvano per l'appuntamento con l'Abruzzo Open Day Lab, il laboratorio di idee messo in campo dal Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo, nel quale condividere strategie e iniziative per il prossimo Open Day fissato per l'estate. La manifestazione invernale, svoltasi alla fine dello scorso mese di ottobre, è stato un numero zero in cui testare le potenzialità dell'attrattività turistica regionale. Nella versione estiva si punta a superare di slancio le 24.000 presenze e i 300 appuntamenti in cartellone nel 2016, come attraverso un coinvolgimento ancora più ampio delle DMC e delle PMC sparse sul territorio. Affidare alla cura diretta delle DMC l'organizzazione degli eventi sul territorio. Ancora di più si sporcano le mani i protagonisti della sussidiarietà territoriale, coloro che vivono in territorio più di noi e che conoscono le eccellenze, le peculiarità, ma anche le emergenze dei territori stessi. Certo, restano le tante difficoltà lasciate sul campo da un inizio di 2017 nerissimo. L'ottimismo però non sembra fiaccato dalla conta dei danni, ancora tutta da stilare. Bisogna, perlomeno nella parte nostra, che è la zona del Gran Sasso Dramano, ancora la conta c'è da fare, perché sono tante località che stanno ancora sommerse dalla neve. Il servizio elettrico sta andando a sbalzi, quindi ancora non si è fatta una conta esatta dei danni, però tutti stiamo già al lavoro.